Qualche giorno fa il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha affermato che l'affidabilità dei dati ATS è pari a zero. Anche il sindaco di Sassa, Nanni Campus, un paio di giorni addietro, durante una conferenza stampa, ha chiesto all'ATS di comunicare i dati con maggiore tempestività, in quanto diversamente i dati, non essendo aggiornati, non sono veritieri, non sono realistici, non sono affidabili. Quindi Nizzi, Campus, due sindaci di due città importanti, Sassari e Olbia, due sindaci peraltro del centrodestra, che entrambi spiegano che i dati ATS non sono affidabili, i dati che arrivano alla regione non sono aggiornati né veritieri né affidabili. L'unico sindaco che invece continua a considerare i dati ATS come se fossero la Bibbia è il sindaco di Alghero, Mario Conucci, che in sostanza sembra non essersi accorto di nulla, un po' come, non so se lo ricorderete, Hiro Onoda, l'ultimo giapponese, quello che continuò a combattere la seconda guerra mondiale quando questa era già finita da tempo. Ecco, la stessa maniera il sindaco di Alghero continua a sostenere e a fidarsi in maniera acritica ai dati ATS, ai dati che arrivano dalla regione, quando tutti ormai ne hanno riconosciuto l'inaffidabilità. E inaffidabilità che, guardate, è facile dimostrare. Basti pensare che ancora ieri il sindaco di Alghero ha comunicato i dati dei positivi, il numero di 46, e i dati delle persone in sorveglianza attiva. Io vi invito a soffermarvi su questo dato. Il sindaco di Alghero ha detto che ci sono in questo momento, secondo i dati ATS, in Alghero 19 persone in sorveglianza attiva. Ecco, per capire quanto questo dato non sia aggiornato e dunque quanto non sia veritiero, basta pensare che ad Alghero ci sono due classi delle scuole medie in quarantena, in isolamento domiciliare, in attesa del tampone o comunque in attesa del risultato del tampone. Quindi due classi in sorveglianza attiva. Due classi delle scuole vuol dire, facendo un rapido conto, 15-20 persone per classe, 15-20 ragazzi per classe, più una decina di insegnanti per classe, diciamo circa 50-60 persone, una cinquantina di persone perlomeno in sorveglianza attiva. Ecco, questo è un calcolo semplice, io faccio un insegnante di matematica, ma sono sicuro che anche il sindaco Conucci è in grado di fare questo calcolo. E allora mi domando, è possibile che il sindaco Conucci si continui a fidare dei dati ATS che lui non sappia, da sindaco, che in questa città ci sono due classi di ragazzi, quindi almeno una cinquantina di persone in sorveglianza sanitaria, e continuo invece a parlare di dati ATS in numero di 19 solo persone in sorveglianza attiva?